Continua la visita pastorale di Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva, vescovo della diocesi di Locri Gerace a Roccella Ionica, iniziata domenica scorsa con la celebrazione di una santa messa e la partecipazione di tantissimi fedeli. Ieri il vescovo si è recato ad incontrare i più piccoli, le scuole dell'infanzia, e nel pomeriggio è stato ospite del Palazzo Municipale, dove ha incontrato l'intera amministrazione comunale. Oggi tocca al Vescovo, finalmente, che non abbiamo mai avuto l'onore di ricevere qua in Consiglio, ed è ancora più importante, se volete, perché il Vescovo conosce perfettamente la nostra realtà e quindi credo sia un confronto utile, uno scambio di opinioni che magari a distanza di qualche giorno, quando il Vescovo avrà già percorso qualche giorno in più della sua visita a Roccella, sarà utile ritornarci. Padre Francesco Carlino, il vescovo della diocesi Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva, arriva a Roccella Ionica per la visita pastorale, la prima volta a Roccella Ionica, in un mese particolare che vedrà l'inaugurazione anche dopo i lavori della Chiesa Matrice. Sì, questo veramente è una felice coincidenza, perché i lavori iniziati il 5 ottobre dell'anno scorso vedranno la conclusione il 21, proprio con l'inaugurazione, nella quale Monsignor Oliva consacrerà il nuovo altare, benedirà il nuovo ambone, il nuovo anche tabernacolo, e quindi riaprirà al culto la nostra chiesa. E, è stata una scelta che abbiamo fatto noi parroci insieme a Sua Eccellenza, proprio perché abbiamo voluto far capire come veramente la bellezza di una visita pastorale, che è un tempo di grazia per una comunità, perché il vescovo viene per aiutarci a verificare il nostro cammino di fede, capire come la nostra fede si incarna in un'attenzione agli ultimi, ai poveri. Non è solo una visita, se vuole, così formale, ma è veramente il pastore che viene a incontrare questa porzione di popolo che è a Roccella, per confermarci nella fede, ma soprattutto per spronarci ad essere attenti ai bisogni del l'uomo di oggi, che possono essere quella dei migranti, dei giovani, delle persone disabili. Infatti una cosa molto bella è che Sua Eccellenza la predilige in questa sua visita canonica, pastorale meglio, visitare gli ammalati, i disabili. Stamattina siamo stati negli asili nido, dove ci sono i bambini, le persone quindi fragili, e questo è il senso bello di questa visita. Monsignor Oliva è un uomo molto attento alle dimensioni di fragilità, alle situazioni anche di grande sofferenza dell'uomo, e quindi ci sta spronando molto come consigli pastorali, come gruppi ecclesiali, ad aprire il cuore, ad allargare il cuore della Chiesa verso tutte quelle dimensioni che noi definiamo lontane, perché nessuno è lontano chiaramente dalla Chiesa, ma che richiedono un ascolto empatico di determinate situazioni di difficoltà e di sofferenza. Beh, il cammino è lungo, ho visitato già parecchie realtà di Roccella, ma era necessario venire qui al comune, doveroso anche venire al comune, è il luogo dove si amministra questa bella cittadina, quindi per me era doveroso anche incontrare il sindaco, la sua giunta, tutta l'amministrazione comunale, perché qui è il cuore, la vita cittadina, quindi era giusto questa mia venuta, questa presenza qui in questo luogo. Senta, una domanda la devo anche fare, una concomitanza anche col mese poi in cui verrà riaffidata la Chiesa Matrice che abbiamo però di fronte alla comunità. Aspettiamo un attimino, perché ancora vedo ponteggiatura qua. Il saluto dell'amministrazione al Vescovo della Diocesi, che proprio apre a Roccella Ionica questa visita pastorale. Sì, assolutamente il saluto, ma soprattutto il ringraziamento per questa attenzione e per l'attenzione che ha continuamente nei confronti della nostra comunità. Ovviamente questo è un momento solenne, ma sono e saranno, credo, tantissimi i momenti in cui chiederemo Sua Eccellenza, insomma, di starci vicino, e ci sta vicino continuamente nel nostro impegno e nella nostra azione amministrativa.